Sulle nostre spiagge c'è una media di 783 rifiuti ogni 100 metri, numero che supera di gran lunga il valore soglia stabilito a livello europeo. Sono questi alcuni dei dati che emergono dall'indagine Beach Litter 2021, realizzata su 47 spiagge in 13 regioni. I nuovi rifiuti della pandemia sono guanti monouso e mascherine chirurgiche che vengono smaltiti in modo non corretto e finiscono sulle nostre spiagge. La plastica resta il materiale più comune ad essere abbandonato, rappresenta infatti l'84% dei rifiuti che invadono la sabbia. Tra gli oggetti più comuni ci sono le bottiglie e contenitori in plastica per bevande, le stoviglie usa e getta in plastica, tappi e coperchi in plastica. La plastica è seguita da vetroceramica, metallo, carta cartone, gomme, tessili e legno. I rifiuti. Le immondizie, la spazzatura. Purtroppo i rifiuti sono finiti in mare. La media. Valore intermedio fra il maggiore e il minore. Ad agosto abbiamo avuto una media di 30 gradi. La soglia. Parte inferiore del vano di una porta, valore minimo. Speriamo che almeno non superino la soglia del buon gusto. Di gran lunga. Di molto rispetto agli altri. Luca è di gran lunga il più alto dell'ufficio. Emergere. Rendersi visibile uscendo da qualcosa, risultare evidente da qualcosa. La collina emerge solitaria nella grande pianura. Questi dati emergono dall'indagine. Monouso. Non ho voglia di lavare i piatti dopo la festa, usiamo le stoviglie monouso. Sinonimo usa e getta. Smaltire i rifiuti. Eliminare o riciclare rifiuti. È importante smaltire i rifiuti nel modo corretto. Invadere. Riempire, diffondersi. I rifiuti invadono le nostre spiagge. Le stoviglie. Insieme dei piatti, delle tazze e dei contenitori che si usano in cucina per servire le vivande in tavola. La mamma ha lavato tutte le stoviglie della cena. Ceramica, carta, tessile, vetro, cartone, gomma e legno.